Tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Emanuela, questo è il canale Facile e Veloce Opinioni. Oggi un video sui mai senza in collaborazione con una donna che seguo su YouTube, ovvero il canale Mini Makeup. Con Mini Makeup ho sentito subito un'affinità per quanto riguarda gusti e la cura di se stessi, eccetera, eccetera, e quindi non potevamo non trovarci e non proporci un video trucco. E diciamo, prima di iniziare col video trucco, volevo dirvi che ho sperimentato il colorista cioccolato rosé ed è bellissimo. Li sto comprando quasi tutti perché sono diventati la mia passione. Comunque, andiamo a fare vedere i nostri mai senza e irrinunciabili, perché io non lavoro, lei lavora. Cosa facciamo per prenderci cura di noi stesse? E quindi facciamo vedere un po' di trucchi, Innanzitutto io ho preparato due pochette, la maggior parte low cost, e vi faccio vedere per l'appunto i prodotti. Per quanto riguarda la base, quando ho fretta, perché le mie uscite sono per fare la spesa, andare dal parrucchiere, oppure mi capita prima di fare le unghie a una persona o farle su me stessa di voler apparire un po' più sistemata, voler accogliere, quindi volevo una base perfetta da photo finish, però con un effetto comunque molto naturale. E mi sono appassionata e la ricomprerò assolutamente della Wacom Photoshop Perfect Foundation più Concealer. Con questa, se vado in viaggio, se vado dal parrucchiere, non ho bisogno di portarmi il correttore, perché veramente corregge le occhiaie, assolutamente il top, e non mi fa allergia, quindi non macchia, non è una base, appunto, è una base che ha per giunta dermatologicamente testata e ha un SPF 15. Eccola qui. Ed è la numero 15, che è adatta al mio incarnato quando non sono abbronzata, e quindi Wacom Photoshop Effect Foundation più Concealer. Velocissimo, on the go, ti porti la spugnetta e il viso e gli occhi sono perfetti, preparati per un trucco più strutturato. Passata tutta questa base, fatemi vedere cosa posso prendere, che mi sono preparata il blush è il Baked Blush Mineralize, Baked Blush sempre della Wacom. Perché per quanto riguarda questi prodotti, tranne le tinte labbra, io trovo che la Wacom sia una marca stupenda. E vi faccio vedere il colore, ma in ogni borsetta io ho due colori questo blush, e anche nella seconda pochette potrete ben vedere che ne ho un altro. Infatti era qui in fondo ed era il blush un pochino più scuro. Questo bellissimo. Allora, per quanto riguarda le sopracciglia, abbiamo un prodotto low cost e un prodotto medio high cost. Io vi volevo fare vedere tutto low cost, ma io vi faccio vedere due alternative. Questo è il prodotto che ho straadorato ed è quasi quasi una spudorata, è della P2 ed è una spudorata
imitazione che si può trovare da OVS della famosa tinta per sopracciglia di Benefit. Infatti, ha qui il pennellino, ha proprio la stessa conformazione e qui ovviamente il colore adatto a me. Dura 1 o 2 giorni. La brow pomade nel vero senso della parola. Quindi abbiamo parlato di viso, completiamo tutto per quanto riguarda il viso con una terra low cost, ma che io trovo molto valida anche questa Baked, la Summer of Love, sempre da OVS, Triple Blacked Bronzer. Di questo bellissimo color biscotto cotto con pearlescenze dorate. Indovinate a cosa si ispira? Ma va alla Too Faced, cosa che iHeart Revolution si ispira molto spesso. E quindi abbiamo questa terracotta bellissima che riscalda l'incarnato e la texture è setosissima, impalpabile, io l'apprezzo tantissimo ed è quella che mi porto low cost proprio in estate, on the go, è quella che addirittura a volte uso al posto del blush, proprio se voglio un color caldo biscotto. Quindi queste sono le cose viso. Andiamo per quanto riguarda gli occhi, siamo assolutamente sul low cost e vi faccio vedere due o tre alternative di cosa mi porto. Innanzitutto, in una borsetta da portare dal parrucchiere per rifarsi un po' il trucco, o ti porti una matita colorata da mettere al posto dell'ombretto e io mi porto questa da 2,90 € di Wycon. Eccola qua, questa di questo color petrol blu metallizzato meraviglioso perché risalta la pearlescenza ambrata verde dei miei occhi e poi i dei quad di ombretti, ovvero le cosiddette mini palette. E tra le mini palette che sono diventate mio amore low cost sono quelle della collezione Kiko, la collezione Green Me e la collezione Jelly Jungle. La Jelly Jungle è diventata il mio amore quest'estate, come vedete, che è lievemente scavatina, è stata utilizzata e verrà utilizzata ancora perché per me questa funziona. Ne ho sentito parlare male, ma per me questa funziona. Ha quei colori fucsia, il dorato è molto discreto e crea una sfumatura bellissima sulla palpebra mobile, quindi io non vedo perché, e poi è normale che i nude siano meno scriventi sulla palpebra perché appunto sono nude, quindi servono semplicemente da fare i color burro, servono semplicemente da fare da base ad ombretto, quindi io la trovo una palette valida a tutto, persino questo marroncino con cui volendo non dovete assolutamente portarvi prodotti per sopracciglia perché potete tranquillamente riprenderle. Altra palette che grida il mio nome, appunto, è quella della Green Me, ve la faccio vedere, cioè i toni caldi sono meravigliosi, è bella in tutte le sue sfumature, scriventissima, magari non scrivente o burrosa come tante altre palette, però per quello che è costata io l'ho trovata una palette validissima di cui mi sono innamorata e che ho utilizzato. Una palette che invece tendenzialmente porto in vacanza perché ha veramente tutti i colori che utilizzo quando sono abbronzata. Io porto una palette unica. Io ho voluto fare questo video mixando le cose di tutti i giorni. E le cose, diciamo, io volevo descrivere come mi semplifico la vita per aver cura di me stessa, farmi bella
e avere tutto quello che mi serve in poco spazio. Ebbene, questa palette della Revolution Dragon's Heart ha tutti i colori che in genere io indosso: il rosa, il lilla, colori caldi, colori freddi. Un bellissimo colore che praticamente ho già consumato, che è questo color burro molto metal, bellissimo. E infine i colori scuri, un colore per lo smoky e un colore per le sopracciglia, cioè è completa. Questa in generale, e non porto altro. Andiamo a vedere, per quanto riguarda le labbra, cos'è diventata la mia routine di irrinunciabili per quanto riguarda le labbra. Perché dobbiamo andare alle labbra? Le labbra, un prodottino irrinunciabile di cui mi sarei d'accordo con me assolutamente, è il Superstay Matte Ink di Maybelline. Nella tonalità 15 Lover, è il nude per eccellenza, il più amato, lo stravenduto, la gente lo le donne lo comprano perché rimane, perché ti fa le labbra eleganti, è un color le mie labbra, ma meglio, e questi io li ho adorati. Dopodiché andiamo di lucidi, i miei lucidi preferiti. I miei lucidi preferiti sono tre. Come al solito vi propongo un'alternativa, ma mi è stato regalato High Cost, che è questo pescato della Lancôme, mi è stato regalato, però è stupendo, è Glossy Love, color pescato, è proprio labbra naturali quando vuoi avere l'effetto rimpolpante, ma se volete andare sul low cost troverete ancora della collezione Jelly Jungle in sconto il lip gloss. Questo è la seconda tonalità proposta da Kiko per i Jelly Jungle ed è questo meraviglioso oro rosa, da cui ho preso ispirazione proprio da Mini Makeup. Sono andata a comprarlo apposta dopo aver visto un suo video. Ebbene sì, per dirti quanto ti seguo. Poi, per quanto riguarda matite per contornare le labbra, per i nude e per i colori un pochino più ciliegia, che sono quelli che utilizzo di più, oppure per i gloss rosati o ciliegia, ecco qui un color nocciola della Wonderproof, collezione limitata che potete ancora trovare da Wycon, e questo bellissimo color ciliegia sempre della Wonderproof. Sono due colori e non devo portare altro perché il nocciola fa risaltare qualsiasi colore nude. Lo puoi mettere sulle tinte, lo puoi mettere su lucidi, lo fa risaltare proprio meravigliosamente. Poi andiamo a vedere due prodotti per le ciglia che utilizzo proprio in combo, ovvero il primer sempre di Wycon, il Waterproof Coat, Base Coat, ecco, e poi il Mysterious Mascara di Wycon, che ho trovato in offerta a 3,90 euro e io lo trovo volumizzante, meraviglioso. In combo le ciglia mi diventano wow, bellissime, e non devo mettere ciglia false eccetera perché si vede, sono naturali, sono volumizzate, sono le mie ciglia, ma meglio, è come se avessero avuto un trattamento di fibre, ottimo. Poi, quando in genere tutti i giorni non ho tempo di mettere ombretti, ecco qui un'alternativa low cost, che è quella dei cosiddetti matitoni ombretto della Kiko, e io utilizzo questo bellissimo color champagne, che è lo 07, è una base o da solo fa tutto il trucco. Andiamo a vedere per quanto riguarda le matite occhi. Le matite occhi che
che propongo eccole qui, sono due. Questa sempre waterproof, che è water resistant della Wacom, che come vedete sta diventando un mozzicone. E questa della vecchia collezione Pupa, la 002, sono due marroni bellissimi, uno che è tendente al nero, uno che è tendente al melanzana. Sono due matite che danno incredibile intensità all'occhio, adattissime agli occhi nocciola, ai colori degli occhi che hanno appunto dei riflessi ambrati. Io non consiglio mai con questi incarnati di utilizzare matite vere e proprie nere perché chiudono lo sguardo. Queste me lo aprono, meravigliose. Altro lucido che è costato poco perché il prezzo è 10 euro è questa Mini Size di MAC di questo bellissimo color nude. Che è Long Gold. È la 97. La Mini Size costa 10 euro, non di più, sono comodissime, on the go. Le metti in borsa quando vai a fare la spesa, quando prendi un caffè con un'amica, questo te lo porti e subito le labbra sono perfette. Bene, i miei irrinunciabili sono questi, i mai senza sono questi. Spero che il video vi sia piaciuto. Un bacio da me, Emanuela, facile e veloce opinioni. Vi invito a vedere sotto impressione anche il video della mia amica Mili. Un bacio a voi e non vedo l'ora, Mili, di vedere quello che proporrai tu. Ciao!